Salve a tutti, adesso in questo tutorial vedremo vari, in particolare i plugin Optical Flares di Video Copilot. Dividerò questo tutorial in vari piccoli video in modo che in cui in ognuno dei vari video specifico diverse funzioni, in modo che voi possiate poi decidere quale guardare e quando volete ricercare una parte di tutorial potete trovarla tranquillamente. Quindi lo faccio anche perché se molti conoscono questo tutorial, questo plugin, non conoscono alcune delle funzioni che rendono questo plugin davvero utile. Iniziamo quindi creando subito una nuova composizione. E sì, vabbè, di questo colore qua la faccio composizione. Impostazione composizione, la metto nero. Allora, in questa prima parte vedremo semplicemente un pochino, molto largamente il plugin. Quindi non in specifico, ma è una revisione del plugin. Quindi facciamo livello, nuovo livello, tinta unita. Mettiamo il colore che vogliamo, io adesso per esempio metto verde per distanziarlo dal colore della composizione. Ok. E effetto Video Copilot Optical Flares. Ok, vi si caricherà e vi comparirà quest'immagine, potremmo dire. Quest'immagine è una luce che quindi adesso andremo a vedere. Iniziamo subito guardando il menu dell'effetto che abbiamo qui a sinistra. Allora, iniziamo. Abbiamo posizione XY, che è quello che proprio quindi ci indica la posizione della luce sull'asse X e sull'asse Y. Lo possiamo modificare qua sul valore e questo la sposta sull'asse X, quindi in orizzontale, mentre il valore a destra, alto in basso, quindi asse Y. Possiamo vedere che di fianco ha un mirino, che se lo clicchiamo ci verrà fuori questa X e dovunque clicchiamo sulla nostra composizione vedremo che si sposterà lì. Quindi. Si può anche semplicemente spostare tenendo premuto sul cerchiolino rosso e spostarlo. Ok, perfetto. Subito sotto abbiamo center position, che è la posizione del centro, che sarebbe questa qua, funziona uguale. Abbiamo l'Y, le X, il mirino per decidere dov'è, e poi possiamo anche muoverlo così. Questo determinerà la posizione non della luce in sé, ma di tutti gli altri elementi e il punto d'ancoraggio attorno al quale roterà la nostra luce. Perfetto. Subito sotto invece abbiamo Brightness, che sarebbe il bagliore. Possiamo aumentarlo, diminuirlo e vediamo che cambia. Mentre se apriamo la tendina vediamo che abbiamo una nostra specie di scala che va da 0 a 1500. Subito sotto abbiamo Sky Scale, che è la scala, che ingrandisce e rimpicciolisce tutto. È molto, c'è una certa differenza fra le due cose perché uno ingrandisce l'altro aumenta il bagliore. Ok, le porto di nuovo tutte come normale. Ok, tutti 100. Poi sotto abbiamo Rotation Offense, che praticamente è la rotazione della luce. Adesso proviamo a girarlo ai gradi. Vediamo che la luce si girerà. Vedete che si gira. Questo è per far vedere, questo è il numero di giri compiuti, torna a zero, un giro completo è 360 gradi, come chi conosce la geometria saprà, infatti adesso va 1. Vabbè, comunque, questo non è importante. Allora, 0. Se apriamo invece la tendina, come prima, vediamo che c'è il cerchiolino per far più veloce per la rotazione, il colore e il cerchiolino, esatto. Torniamo indietro. Sotto invece abbiamo il colore.
Il colore lo voglio lasciare per ultimo da vedere perché non è così semplice da vedere perché lo abbinerò a un'altra funzione. Comunque per adesso vediamo soltanto che cliccando, mettendo, cambia tutto il colore del nostro livello. Ok, poi alla fine di questo tutorial, molto breve, lo vedremo. Sotto abbiamo il modo della colorazione, quindi tinta o multiply, cioè multiply. Vediamo che cambia. Ok. Tinta. Ok. Mentre sotto abbiamo l'Animation Evolution, che vedete che ha sempre lo stesso solito cerchio, che questo è praticamente l'animazione dello shimmer, che sarebbe il bagliore, potremmo dire, questi raggi che escono da qua, che possono essere animati, infatti vediamo che girano. Perfetto. Sotto abbiamo GPU che comunque non è importante. Poi abbiamo Position Mode. La Position Mode è molto importante. Adesso vedremo perché. Ci sono varie posizioni che per le ultime tre saranno tre parti dei tutorial. Allora, iniziamo 2D, semplicissimo. Si può muovere solo in 2D, quindi solo asse X, Y. Poi 3D. Mettendo su 3D vedete che si aggiunge la posizione Z. Si può allontanare. Avvicinare. Ok, possiamo andarlo a vedere per esempio nella vista dall'alto. Ok, vedete che lo carica, c'è cioè il rendering lo stesso anche dall'alto, quindi vediamo che se lo sposto sulla Z si muove. No, vabbè. Comunque io per non consiglio di usare il 3D, non lo uso quasi mai in questo caso, perché se invece si vuole usare il 3D, si userà e se è meglio usare track lights. Adesso vedete che non funziona, poi vedremo come usarlo. Poi mask. E infine, che è maschere, quello era sopra tracciato delle luci, luminance, che luminance non so bene cosa vuol dire, ma so come funziona e poi lo vedremo. E adesso lo faccio tornare in 2D. Foreground layers sono prente. Vabbè, questi adesso non li usiamo, quindi non è importante. Invece custom layer, questo è abbastanza importante, sì, perché si potrà adesso praticamente scegliere uno dei livelli della composizione per poi usarlo come in un metodo che poi vedremo adesso. Per farvi un esempio, prendo l'immagine di questa nuvola, nuvoletta che porto. Ok, la vedete qua. Questa è la nuvola. Andiamo sempre sul nostro livello che chiamiamo Optical F. Ok, controlli effetti e su Custom Layer 1. Cioè, possiamo mettere 5, mettiamo 1. Search layer vuol dire cerca livello, decidiamo quale. Smoke cloud, che sarebbe la nostra nuvoletta. Ok, a questo punto lo chiudiamo e togliamo la visibilità alla nuvola. Che poi nuvola. Sbagliato. Ok. Benissimo, continuando, adesso abbiamo visto com'è il menu dell'effetto. Adesso vedremo bene invece come funziona in realtà Optical Flares. Allora, clicchiamo su opzioni, qua in alto. Vediamo che si aprirà questa nuova finestra. Allora, io la versione 1.2 mi sembra, sì. Comunque anche per la 1 è uguale, semplicemente che qua il browser esce se ci si passa al mouse. La composizione magari è un pochino diversa, comunque è questo. Allora, per la versione 1.2 in alto abbiamo i pannelli che per esempio se ci clicchiamo verranno tolti, per esempio il browser che sarebbe questo qua a destra, clicchiamo, vedete che non c'è più. L'editor sarebbe questo qua sotto, non c'è più. Stack sono quelli sotto. E infine la preview è questa qua, che viene tolto. Allora, quindi adesso me l'ha deformato tutto, io non lo voglio così. Vabbè. Comunque non è importante.
Gli altri pulsanti che invece abbiamo sono undo, redo, duplicate, clear all. Allora, vediamoli ognuno. Per esempio, questo vado ad aumentare la luminosità. Vediamo che undo vuol dire torna indietro, redo vuol dire torna avanti, vedete che cambia, vuol dire rifaccio, tornare indietro è come per esempio in Word o qualunque programma. Poi abbiamo duplicate, per esempio se io vado a selezionare questo glint qua, clicco su duplicate, vediamo che lo duplica, ce ne sono due adesso, clear all, yes, sì, elimina tutto, diventa vuoto. Allora, ottimo. Allora, a questo punto vediamo bene come iniziare. Abbiamo il preset browser in cui abbiamo i preset già installati che c'erano già dentro plugin, che sono questi qua, li possiamo cliccare ognuno per, sono molto belli e possono essere muovere. Per muoverlo bisogna cliccare sulla luce e si può muovere nello spazio. Ok. Mentre Lens Object abbiamo vari oggetti per creare la nostra nuova luce che poi potremo anche salvare. Allora, per esempio, possiamo cliccare su Glow, che è maggiore, vediamo che ce lo crea. Poi su, per esempio, Multi Iris, che sono questi cosi qua. Poi ce ne sono vari, poi c'è anche Basic, che sono quelli base, Custom, che sono questi qua. Sono un pochino più modificati, per esempio questo. Ok, adesso ne ho fatto uno davvero molto semplice. Se lo volessi salvare, File, Save Preset. In Edit abbiamo Undo e Redo, Duplicate All, Clear All, che sono tutti questi che sono qua. View, mentre in View abbiamo Reset Window Layout, che praticamente vi fa tornare come quando l'avete installato con che per ordine, che a me però non piace. Vabbè, allora, adesso andiamo a vedere un pochino meglio le varie cose. Qua ho messo Glow che è migliore e lo posso anche rinominare cliccando sul nome migliore, perfetto. E qua di fianco avremo l'editor. Allora, brightness come prima, scale uguale, stretch in questo caso è se si vuole allungare, abbassare, così. Ok, Z. Sì, vabbè, adesso un po' qua. Ok, adesso non mi ricordo più quant'era all'inizio. Beh, ok. Poi distance vuol dire la distanza fra la distanza che avrà ognuna delle cose. Per esempio, questa è la distanza. Vedi, in questo caso scende di qua. Invece io la voglio allontanare di là. Rotation, ovviamente la rotazione, però qua vediamo che non cambia niente perché tanto è un cerchio, non si può capire. Autorotate, si può mettere to light, to center, poi vedremo cosa vogliono dire. E offense, e vuol dire la posizione. In questo modo non si è obbligati a creare una luce in cui tutto è attaccato. Invece, per esempio, possiamo spostare questo di qua. Tac. E adesso vedremo che ce lo fa lui in base. Come facciamo? Teniamo premuto qua. Ovviamente il centro rimane sempre nella stessa posizione. Ok, poi abbiamo translation horizontal free, vuol dire libero, cioè che lo posso spostare dove voglio. Poi orizzontale su orizzontale, verticale, non nessuno, e custom vuol dire la nostra personalizzata. Poi scendendo abbiamo colorize, la colorizzazione. È proprio per questo che volevo lasciare il colore da solo, come ultimo. Quindi lo andiamo a vedere dopo. Poi abbiamo Glow Controls, quindi gamma, che è semplicemente una cosa, anche questo, una specie di bagliore del raggio di luce che farà. Dynamic Trigger, ecco, questa è una cosa trigger molto strana. Allora, qui invece è molto utile, praticamente. Ci farò un pezzo di tutorial dopo in uno dei prossimi. Più sotto, invece, abbiamo Star Range Offense che non è da usare. Poi niente, abbiamo gli Avanced, Ignore 3D Spray, Ignorare 3D, così. E così è per questo qua. Praticamente i comandi sono quasi tutti uguali per tutte le altre cose. Quindi per esempio adesso vado un pochino a personalizzarla. In Multi Iris lo sposto, Offense, vedetelo, non lo
metto sulla sua stessa altezza di prima, lo sposto qua, vedete, lo abbasso, questo qua. Possiamo cliccare per toglierlo su Hide, che lo toglie, su Solo, fa vedere solo me. Ah, per questo, vediamo, per questo qua è esattamente uguale, anche se si aggiungono vari controlli, per esempio qua multi iris, abbiamo multi iris control, spread vuol dire quanto la lunghezza, possiamo allungarlo tantissimo, farlo vicinissimo, spread random è come il particular che modifica la casualità, potremmo dire, delle cose, numbers of object, il numero degli oggetti, che può essere messo da 2 a quanti se ne vogliono. Scale random, stessa cosa, la grandezza casuale, vedete che alcune sono più grandi, altre sono più piccole, speed, brightness random uguale, rotation random uguale, offense random, sempre la stessa cosa, random seed uguale. In più abbiamo anche object shape, che ce l'avremo anche se mettessi un normale iris. E print serve per modificarlo adesso. Ok, andiamo a vedere bene questo, lo vado su scale, gli ingrandisco, ok, perfetto, gli vado ad allungare in modo su open shape, dov'è che era? Eccolo qua, sempre spread, modifichiamo, lo spostiamo un po', ok, andiamo a vedere, possiamo modificare to polygon, to circle, vedremo che diventano dei cerchi. O se no, ancora più bello, che sono particolarità, texture. Texture, vedete che diventa questa roba qua, che non si capisce bene cos'è, però si può cliccare sul caustic blob, o quello che c'è sotto, e vediamo che ci crea i nostri, ci fa vedere i vari texture che possiamo usare. Ce ne sono tanti e sono molto carine. Vediamo, vedete che lo cambia a differenza, per esempio. Ce n'è uno, ecco per esempio questo che c'ha il taglio in mezzo, come questo. E queste qua sono altre luci. E in più vedete che in alto abbiamo i custom layer. I custom layer, se ve lo ricordate, io l'ho impostato prima. Custom layer su una, avevo impostato la nuvoletta. Vediamo che se lo mettiamo uscirà fuori la nuvola. Quindi possiamo ingrandire la scala e vedremo meglio la nostra nuvola. Ma che bella la nuvoletta! E abbiamo la nuvola. Ok, questo lo lascio. Ok, lo vado a togliere cliccando sulla X. Abbiamo ora l'op, questo qua che è questa specie di cerchio. E in più c'è il control, anche qui abbiamo op controls, che è la complessità. Ovviamente poi i controlli sono per ognuna delle varie cose, poi lo vedrete voi. C'è animation control, animation control. Adesso vediamo, eccolo qua. Vedete? Più prende, lo allungo, più diventa grande. Comunque prende, cioè di quanto ammonterà l'animazione. E poi comunque è una cosa. L'animazione di questi non ho ben capito cosa sia. Vabbè, comunque, per l'animazione, che questo non mi interessa, vi volevo far vedere, è lo shimmer o per esempio, il glint, questo qua. Spike ball, sono tutti delle specie di luminescenze che ci sono. Baiore, mettiamo shimmer, top, così. Divento, cancello un secondo questo baiore, e ne vado a rimettere uno in modo che torni esattamente al centro. Qui abbiamo i comandi veloci, abbiamo luminosità, quello col sole. Scala, quello con il classico simbolo della scala, che vado a abbassare. Ok. No, voglio abbassare la luminosità del baiole. Ok, lo shimmer ha questa particolarità. Vedete che se ci clicco sopra, tengo premuto, non succede niente. Però se andiamo a vedere oltre a tutti i controlli classici, ci dovrebbe essere allora mettiamo. Ah sì, facciamolo, è glint, shimmer non ce l'ha. Glint, vediamo. Vedete che ha anche il. Ah,
all'animation control. Questo, se io aumento la velocità speed, vedete che se tengo premuto, vedete che si muove, cambia. E questo è proprio perché Print fa l'animazione, vedete, ecco, adesso si vede molto. Perché se tenete premuto il raggio incrementa ancora la velocità, ha un monte quanto, vedete, tantissimo adesso. E quindi crea questa semplice animazione. In alto abbiamo cancel e ok, e adesso finiamo. Basta, questo praticamente è finito. Le ultime cose che vi volevo far vedere sono che qui avete, se volete ancora, save preset, e qua avete width, che sarebbe la classica griglia per vedere se è incentrato bene. Poi potete, e poi abbiamo anche show BG, che sarebbe show background, cioè show dietro, quello che c'è dietro, che possiamo fare così. Per esempio, adesso cancel eliminerebbe tutti, invece ok, vediamo che lo salva. Ok, abbiamo questo nuovo luce che possiamo muovere ovunque. E che quindi fa, vedete che se lo muovo fa l'animazione, vedete? Se adesso vado su Animation Evolution, io praticamente potrei cambiarlo tipo qua, è così, quello potrei aumentare, vedete che cambia. E niente, così sono i vari parametri. L'ultima cosa che vi volevo far vedere è che, vedete, io all'inizio, per se vi ricordate, avevo messo come sfondo uno sfondo, non mi ricordo di che colore. Ah, vabbè, faccio composizione, impostazione di composizione. Ah, l'avevo messo nero. Se io adesso lo metto blu, vedete che la luce comunque c'è ancora uno sfondo nero dietro. Questo comunque potrebbe, cioè, voi dovete, se volete applicare una luce sopra una foto, vedete che non funziona. Per farlo, ovviamente, avete in basso la render mode, la modalità di render, e avete on black sul nero, on trasparente, trasparente, over original sull'originale. Se metto over original, vedete in basso che era verde il mio livello, infatti diventerebbe sopra il verde. Invece in transparent abbiamo dietro la composizione. Adesso se lo lascio su back, invece, premio questo qua, posso cambiare modalità. Tipo di posso per esempio mettere aggiungi. No, aspettate, qual è? Vabbè. Ah, sì. E no, comunque in qualunque caso consiglio sempre mettere un transparent, che va assolutamente benissimo, non c'è alcun problema. E niente, basta. L'ultima cosa che vi volevo far vedere è il colore. Ci metto davvero pochissimo. Poi per questa prima parte ho finito, ci ho messo un bel po'. E vediamo, allora clicchiamo di nuovo su opzioni. Clicchiamo su Global Appearance, praticamente abbiamo delle varie impostazioni che usiamo, che possiamo sempre usare. E è davvero molto semplice. E vediamo praticamente un pochino come funziona. Ci sono tutti i vari presettaggi, e uno di questi è il colore. Il colore che c'è anche qua è Global Color, e vedete che se io lo vado a modificare, per esempio metto rosso, tutto diventerà rosso. Ok. Se invece vado a cliccare su per esempio Glow, io voglio fare il glow, il bagliore rosso e verde, lo voglio fare, clicco su Glow, vedete che su Colorize c'è scritto Global, quindi vuol dire quello globale che tutti, allora metto o gradiente, che ci creerebbe il nostro gradiente. Invece custom, cioè nostro, praticamente che cambia rispetto agli altri. Vedete che vi si sblocca la barretta che prima c'era anche sopra. Cliccate, cambiate colore, per esempio verde, e vedete che anche questo sarà verde. In questo modo potete cambiare le varie cose. Faccio ok, vedete che sarà cambiato, e adesso vi faccio vedere questo serviva, questo colore qua. Questo colore qua serve se volete cambiare tutto l'aspetto, cioè se viene lasciato bianco, vi rimane normale come l'avete impostato voi. Se invece lo vado a spostare sul verde, vedete che diventa tutto verde. Se sull'azzurro, tutto l'azzurro, così, vedete che cambia.
Ok, in questo modo potete creare delle animazioni. Ultimissima cosa, per tutte le cose potete applicare la vostro frame sul cronometro in modo da fare, metto un frame qua, uno poco più avanti, lo sposto qua sotto. Ah. Lo sposto qua sotto. Ancora qualche frame avanti e lo sposto qua sopra. Vedete che si creerà l'animazione che si sposta. Basta, per questo è tutto e grazie, adesso poi ci saranno le varie parti.